Konnichiwa cari giappamici e benvenuti tutti quanti voi qui sul canale. Sono come sempre il vostro GiappoGamer. Benvenuti quest'oggi qui su Blind Fate Edo no Yami per continuare questa avventura nel Giappone feudale, comunque nel periodo Edo totalmente alternativo, futuristico, futuribile in qualche modo, e che vede impegnato il samurai cieco di nome Yami, infatti Edo no Yami, ovvero il periodo Edo di Yami. E allora siamo giunti esattamente all'episodio numero 9 di questa serie. Come sempre, il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. E allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi al Samurai Yami in questo nuovo appuntamento di Blind Fate Edo no Yami. E vediamo un po'. Che fai? Giro? Ok. Cresce l'albero. Ok, triangolo, triangolo, L1, zompa. E prendi questo qui. Ok, mamma mia. Rifai il giro. Giro, giro tondo. Giro, giro tondo. Ok, cresce l'albero. X, X, quadrato, tiè, liscio, terza volta, due giri, che fai? Dove ti fermi? Ok, provo qua in mezzo, mamma mia. Cresce l'albero, non siamo tanto lontano. X, L1, quadrato. E prendi questo qua, così. Che accade? Oh, vai che l'ha affettato, vai che l'ha affettato, buono. È lisciato. Beccato. Al culo, beccato. Cazzarola, troppo vicino. Al culo, al culo. Senti, ti posso dare due spadate, cazzarola, solo una. No, porca miseriaccia boia. Beccato. Ok, tocca sta giusta distanza di katana. Ok. Sarà una spada alla volta. Vabbè, piano piano gliela dovremo fare. Stavolta lisciato. Ok, date una bella spadata al culo. Questo culo robotico, tiè. Dai che siamo quasi a metà. Ok. E becca di questo. E becca di quest'altro. Un'altra bella spadata. Tiè, tiè. T'affetta il culo. Ti affetto il culo, tiè. Due, non gliela fa, cazzarola. Becca di questo. È lisciato stavolta, cazzarola.
Di nuovo. Stavolta ha beccato. Beccato di nuovo. Caro Kirin. In realtà in Giappone si dice giraffa. Come la birra. Birra Kirin. Non so se sei mai in Giappone. Spero di sì. Ti è, becca di questo. E becca di quest'altro. Al culo, al culo. Taffetura a coda. Faccio la coda vaccinata di cavallo o di cervo. Quello che è. Quello che sei. O cavallo o cervo. Ti è. E ti è. Di nuovo. Becca di questo. E quest'altro. Al culo. E cazzo, ora ci ha beccato. Becca di questo. E becca di quest'altro. Un'altra bella spadata. Dai, de katana. Cazzarola. Dai, dai così. Ancora, ancora. E fatti sotto. Che non manca tantissimo, cazzarola. Un altro po' di spadate. Un altro po' di spadate. E becca di questo. E quest'altro. Dai, magari due o tre spadate è andato. E una. E due. E tre. Ne manca pochissimo. E quattro. Sì, yatta. Yatta. Crepa, maledetto, crepa. Crepa! Che accade? Oh, cazzarola! Ma chi è? Itzanami. Ah, questa è la famosa dea. Tacci tua. Ma cala che si incazza, porca miseria, sei già incazzata. Ecco. お前は狂気を読んでいるのか。将軍の犬よ。哀れな奴だ。俺を犬と呼ぶな。強化技師なしで戦う凄腕のデーモンハンターか。名声が先走りしているようだな。無知の闇。愚かな闇よ。どうだ。嬉しくはないのか。
Io. Pride no kakera mo nai. Momok no chusei da na. Makoto ni inu igai no nani mono demo nai wa. Tacci tu. Oh! E tacci tua. Omae wa nan ni hirekusu no da, rounin yo. Watashi ga omae ni samurai rashiki shi o ataeru to demo omotta ka? Magari sì, che cavolo. Ridi bastarda. Omae wa sono you na homare o ukeru ni atashinai. Omae wa nani mo wakatte orai. お前にその目は必要ない。すでに盲目であるからな。罪人よ、そなたの宿命をもって私が汝を罰する。生涯の暗闇という罰をな。かように女神が口にしたことは誰もその意志を拒むことはできぬ。ささやかな贈り物だ。 Porca la miseria. Omae wa megami ni atta no da na. Naraba bakufu ga kanojo no shi ni tsuite itsuwari o itte ita koto mo shitta no da na. Omae wa dou omou? Kanojo wa yōkai o mamotte imashita. Tsumari wareware o uragitta no desu. もし民がそれを知ったら幕府への信頼を失っていたことでしょう。それに貴族たちも。彼らは機会を待っているだけだ。我々の力が弱まれば奴らは謀反を起こすだろう。新たな戦を避けるため私は嘘をつかねばならなかったんだ。 Tutto il colpo di un'altra guerra. Ho capito, Shogun, però しかしそれでは筋が通りません。犬は私を攻撃したものを追って呪われた町へたどり着きました。神の一団がいる町へです。私はそこでデーモンハンターの死体を見つけました。私のようにフグになっておりました。それはきっとイザナミの仕業だろう。 彼女の行く先々ではどんなに平和的な機械でもモンスターに変わってしまう。彼女が我々の神に同じようなことをすることができるようになったのだとしたら考えるのも恐ろしい。もし彼女が機械をコントロールできるのなら、だから我々は 3体の聖なる獣を探しているのですね。彼女が彼らを操れるようになる前に始末するために。相変わらず頭の回転が早いな。さよ、お前の言う通りだ。彼女はすでにキリンの居場所を知っているといったな。もう時間がない。 闇君, 君は負けた。 名誉も肩書も失われてしまった。 お前は浪人となったのだ。 将軍様, 何としてでも。 よかろう。 立つと法王のもとへ送り込んだデーモンハンターが戻ってきておらぬ。 この地図に 2体の聖なる獣の居場所が示されている。彼女が見つける前に始末しろ。そうすれば、お前は名誉を取り戻し、再び侍に戻ることができるだろう。1週間与える。ありがとうございます。OK, vediamo un po' che accade. Ah,
Porca miseria, che voce che c'hai. Che caspita è successo? Oshiete kure, Hanshin yo. Hahaoya no gomansa wa ukezugida no ni. Sono gilyou wa ukezuganakatta to wa douyu wake da. Izanami wa uragirimono da ga. Sukunakutomo tatakai kata wa shitteita. Naze watashi ga yashii rounin nado to tatakawa neba naranno da. このまま名を汚されたままでは終わらない。そいつはどうかな。見ておるぞ、愚か者の闇を。闇il folle。OK、vedremo un po'。E OK、incaricamento、la gru lo prende、quindi presumo di tornare al dojo。O comunque anche dal nostro amico Robo. E infatti ecco qua la gru, eccolo qua il Tengu. Sugoi significa meraviglioso, fantastico, buonissimo, insomma una parola che io amo in giapponese, sugoi. Ok, il Tengu è felice. Ok, bene, abbiamo le nostre tre ricariche, ancora i proiettili. Allora, vediamo un po' se magari le abilità possiamo sbloccare in qualche cosa. Allora, possiamo sbloccare. No, Fra, no, tutto bloccato. 500 volo. Allora, no, abbiamo 1150 punti abilità. E infatti, pugno. Usa il tasto di blocco per deflettere alcuni attacchi di nemici. Presta attenzione al simbolo blu per sapere quando è il momento giusto per deflettere. Vai così, così. Ok, bene. Questo è tutto bloccato. Frana bloccato. 500 punti. La roccia. 500 il vento. 500 illusione. Conoscenza, mamma mia. Ok, bene, bene. Quindi abbiamo, sono andati, insomma, abbiamo un po' sbloccato. Abbiamo un po' la stanza dell'addestramento, tanto per vedere se possiamo fare un qualche cosa, magari nel prossimo episodio. Che insomma oggi abbiamo vissuto veramente quasi due boss fight, si può dire. E sì, c'è un qualcosa. Una cosa, uccidi tre Itachi in 120 secondi. Cazzarola, bella bella questa sfida. Però oggi oserei dire di no, insomma oggi abbiamo già dato. Quindi direi magari nel prossimo episodio. Perché no, perché no, magari ci proviamo nel prossimo episodio. Allora il Tengu ci vuole parlare? Sì, ci vuole parlare, vabbè, accarezziamo il cane? Ma sì, accarezziamolo, va. Che magari porta fortuna questo bel cagnolone. Certo, ti abbiamo ucciso un po' di cagnolini poi tempo fa, ma va bene così. Il prossimo episodio magari poi parleremo col Tengu. O magari quell'episodio, quello prossimo ancora. Comunque, insomma, dai, per quanto riguarda questo episodio, bene così, ottimo così. E ok, cari giapponesi, eccoci qui nella schermata dei titoli di questo Blind Fate Edo no Yami. Allora, anche questo episodio numero 9 della serie ovviamente termina qui. Sperando che vi sia piaciuto di lasciarmi più likes possibili. Quindi spolliciate, commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguite i vari social, dobbiamo come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vado a scrivere a GiappoGamer, mi trovate giornalmente dove potete tranquillamente contattarmi per chiedere qualsivoglia domanda sul gaming giapponese. Io vi risponderò non appena tempo possibile. In più, come sempre, il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdermi nessun video in uscita quotidiana. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress all'indirizzo giappogamer.home.blog, dove tanto in tanto scrivo news. E allora, cari giappamici, dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!